La classifica stilata che fa l'Agenas, pubblicata dal Sole 24 Ore sulle strutture ospedaliere, non deve essere, secondo l'Agenas stesso, considerato come una graduatoria vera e propria. Fra l'altro, a scorrere bene i dati, che sono risultato di 47 indicatori diversi, si può notare che anche nella Campania, che appare ultima, ci sono delle realtà che hanno per alcune patologie ottime performance. È il caso, ad esempio, dell'ospedale di Agropoli appena chiuso ed ancora di Roccadaspide e di Oliveto Citra, che potrebbero essere presto riconvertiti. Il rischio è sempre lo stesso, per usare una metafora, buttare il bambino con l'acqua sporca, ma approfondendo di più l'analisi, che sempre per l'Agenas è uno strumento che viene dato alle regioni per indirizzare al meglio risorse ed energie, si nota subito che alcuni elementi fondamentali non vengono considerati. I criteri di riparto del fondo sanitario incidono per esempio notevolmente, ma ascoltiamo il consigliere del presidente Stefano Caldoro per la sanità in Campania, Raffaele Calabrò. Stiamo cercando di far capire al governo che le criticità principali sono la quantità di fondi che arrivano in questa regione, un fondo sanitario nazionale che viene ripartito dalle regioni storicamente in una maniera sbagliata, basata semplicemente sull'età della popolazione, e che quindi penalizza la regione Campania, che è una regione come età è una regione giovane. Questo numero di questa quantità di investimenti che arriva meno alla regione Campania ovviamente permette meno di poter sviluppare possibilità di assistenza. Noi vogliamo far crescere tutto quello che è l'assistenza territoriale, ma questo ha bisogno di investimenti, non basta semplicemente qualche delibera o qualche decisione organizzativa. Se non ci sono investimenti adeguati, il territorio non può crescere. Grazie all'impegno della deputazione campana in Parlamento, ha spiegato Raffaele Calabrò, siamo riusciti almeno a raggiungere un primo risultato, lo sblocco del turnover con 200 assunzioni, e presto dovremo arrivare a 600 assunzioni. Altra questione è la chiusura di alcuni ospedali come quello di Agropoli e la riconversione di altri. I piccoli ospedali debbono cambiare destinazione, debbono rispondere a quelle che sono le esigenze attuali legate alla popolazione anziana, legata alla riabilitazione, legata alle residenze per persone anziane, quindi non far di tutto un erbo un fascio, non far gli uguali, ma puntare sui centri di eccellenza e riconvertire. L'ospedale di Cava dei Tirreni resterà aperto? Questo fa ancora nella programmazione dell'ASL, che ha presentato un atto aziendale, che bisogna adesso analizzare l'intero atto aziendale per fare questo.